vorrei farvi ascoltare questa canzone che nasce da una poesia, in questo caso non mia, ma della conosciuta come la poetessa Naif Maria Annunzia Panicco, Corelli che sta lì, ed è stata questa canzone la sigla di un programma televisivo che per me è stata una prima esperienza di conduzione televisiva presso l'emittente campana Chiocciola TV, ed è stato un programma dedicato alla poesia, per i poeti emergenti, per gli aspiranti poeti, con ospiti poi anche nel mondo della cultura e dello spettacolo. Per chi volesse, le 6 puntate che sono andate in onda in primavera sono su YouTube, il verso giusto, potete andare a vedere di che si tratta. Noi speriamo di riprendere poi a settembre-ottobre con altre adesioni e partecipazioni. Questa canzone nasce dalla poesia di Maria Panicco, L'Eternità. E vorremmo dedicarla a questa persona, io non l'ho conosciuta, di cui avete parlato finora. C'è questa frase bellissima: nessuno muore finché vive nel cuore di chi resta. Esattamente. Dall'eternità di Maria Annunzia Panicco, quell'attimo di Maria Pire. Signori, l'applauso alla nostra Maria Aprile. Grazie mille.
prima di procedere con la premiazione della sezione a tema libero, voglio farvi conoscere, per chi non lo conoscesse già, una persona che sicuramente quando lo chiamo viene qui vicino a noi a dire due semplici parole, perché lui è uno dei responsabili dell'area manager di Teleton e il suo nome è Francesco Lettieri. È presente? Eccolo! Benvenuto, signori, benvenuto! Francesco, raggiungici un attimo. Signori, uno dei pilastri della beneficenza in Campania, Francesco Lettieri. Buonasera, buonasera. A dire che non me l'aspettavo, ero presente da spettatore oggi, no? Ti abbiamo preso in flagrante. Da amico della Wiki Unione Italiana, più che da esponente della fondazione. Ne approfitto allora per salutare e ringraziare tutti quanti, e soprattutto il presidente Prisco per questa manifestazione. E lo faccio ovviamente a nome della fondazione, ma a titolo personale, perché in effetti oggi non era per Teleton che ero qui, ma è per quello che loro fanno sul territorio, per il legame che ormai si è creato in questi mesi. Esatto. Proprio in questa scuola siamo stati a novembre a parlare di disabilità e di diversità ai bambini. Penso che lo rifaremo anche quest'anno. E quindi mi fa piacere che questa scuola, insomma, lega un po' l'inizio dell'attività che abbiamo avuto a novembre e si conclude adesso a giugno con questa manifestazione. Il clima allora era più favorevole, quindi i bambini erano più calmi. Oggi purtroppo il caldo, insomma, agita un po' tutti quanti, quindi non voglio essere lungo, ringrazio voi, ma ringrazio soprattutto loro per quello che fanno. E noi ringraziamo te per essere qui tra di noi. C'è l'attestato? L'opera, e mo' a furia di attestati. Il nostro caro amico Francesco, che è sempre a disposizione nostra, ovviamente per quello che fa per te con Teleton sarei banale a volerne parlare io, però semplicemente lo ringraziamo e speriamo, lo abbiamo fiducia nel TGEM e in voi. Grazie. Grazie. Come si suol dire, l'abbiamo preso in flagrante e sono le cose che preferisco di più, perché le parole dette, avrete potuto sicuramente notare, che non facevano parte di nulla di preparato. Le ha dette qui, nell'esatto istante in cui gli venivano in mente. Ed è quello per cui tutti noi oggi siamo qui. Perché ad organizzare questa manifestazione sono delle persone che in realtà, è vero, magari qualcuno di noi può anche invidiarle, perché sono sedute magari ad oziare più tempo di noi, ma forse proprio un po' come, non so se avete presente la selezione della specie darwiniana, è un po' come se loro avessero acuito un altro senso, quello che noi oggi tutti, non c'è da programma, lo dico ora, come il nostro Francesco, forse per questa vita che viviamo come una corsa contro il tempo, presi sempre da impegni, da smartphone, da quest'era dell'internet, forse abbiamo perso un po', e dico solo un po', il vero senso della vita, che è quello che hanno loro, perché è il loro cervello, la loro forza di volontà di fare queste cose per tutti noi, che forse li fa camminare. Grazie. Vengo. Un applauso al maestro, Un applauso a Claudio Annunziata. Vi spiego, lo dobbiamo staccare per evitare rumori di sottofondo. Volevo dire, noi ma sempre per noi è una controllo, giusto? Per chi la usa per scopi, diciamo, di salute, poi c'è chi la usa per fare i fatti suoi. È meglio che la usiamo noi e portiamo noi avanti un discorso di solidarietà, non coloro che vanno lì, si sentono in controllo e rubano soldi allo Stato. Ok, andiamo avanti col programma. Sto usando un passo un po' più accelerato per farvi evitare il caldo. Quindi procediamo con la premiazione della sezione a tema libero. Dal 25esimo al 16esimo posto i candidati verranno chiamati. Prego, presidente, mi raggiungo.